Boshe Boshe, school, Yogi Heyer Klose, some Tekken Proveskop, Okalias Melon, Boren, Sione, Sperjok, Italian, Ever Mina, Niatarbiter, Beginner, Prosit, Cinci, school. School? School, Cinci, school. Italienska spumante, very good. Jag är övertygad om att uppdraget kommer att genomföras på ett förtjänstfullt sätt. Tack, direttor Rulso. Attenzione, comincerete fra 3 settimane. Se ritardate il lavoro lo farà un'altra ditta. Absolut. Fra 3 settimane cominceremo i lavori. Mi impegno sul mio onore. Tack, tack. Tack, Anna. Ambassadören. Grazie. Tack, direttor Rulso. Tack. Papa Smissi. Potter, direttore. Vede, eccellenza, laggiù costruiremo tutte le abitazioni per i tecnici e per gli operai. Bravo. Ragazzi, è fatta. Skol e auguri a tutti. Bravo, geometra, anche a lei. Grazie, grazie, ragazzi. Come mai cominciate fra 3 settimane? No, non è possibile prima, eccellenza. Dobbiamo aspettare il materiale che arriva dalla Finlandia. Così io ne approfitto per portare mia moglie e i miei figli in Italia. Sono 7 anni che gli prometto questa vacanza. Bravo, vai in Italia. E non le nascondo la mia emozione, eccellenza. Finalmente quest'anno torno a vedere l'Italia insieme alla mia famigliola. Vorrei tanto venire con lei. Davvero, eccellenza? Pronto che parla? Ah, è lei, signora. A lei e ai suoi collaboratori, tutti italiani? Tutti, tutti. Un caro e affettuoso in bocca al lupo. Viva l'Italia! Grazie, eccellenza. Davvero molto gentile. E grazie per essere venuto. Lei è già cavaliere. No, eccellenza, non importa. L'importante è lavorare. No, farò una relazione a Roma sulla sua prospera attività. Troppo buono. Verrò a trovarla al mio ritorno. E grazie per il suo appoggio morale. Cavaliere! Ah, cominciamo adesso? Ha telefonato sua moglie. Dice che è pronta per partire. Sì, vado subito. Piuttosto, invece di scherzare col cavaliere, ricordatevi quanto l'abbiamo sudato sto contratto. E quante ditte più importanti della nostra sono lì pronte a fregarcelo. Perciò dipende solo da noi. Non dubbi, sarà tutto pronto per quando lei allora, sarà di ritorno. Allora, tutti qui fra 3 settimane? Voi gli svedesi li conoscete. Se ritardiamo, addio contratto. Di noi si può fidare. A presto. Arrivederci a tutti. Vado in Italia! Vado in Italia! Sconfinata di colori. Ma l'Italia è un'altra cosa. È quella cosa che sta qui nel cuor. Dalla Svezia all'Ecuador, dal Brasile al Tennessee. Una gamma sconfinata di color. Ma l'Italia è un'altra cosa. È quella cosa che si chiama amor. Bella Italia, amate sponde, pur ti torno a riveder. Trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacer.
vedete, è meraviglioso. Perché l'Italia è il paese più bello del mondo. Ma siccome io sono obiettivo, non ve lo dico. Lo vedrete da voi. Vi ho portato apposta per farvi vedere. Ma quello non è papà. Innamorato di te. Vede suo padre in ogni uomo. Grazie. Buon viaggio. Buongiorno. Buongiorno. I passaporti, per favore. I passaporti. Mamma, mi dai una caramella? Ecco, questo è il mio. E i bambini sono segnati sul passaporto di mia moglie. Grazie. Prego. Ecco, su, prendi. Tu niente, basta caramelle. Poi ti vergogni a metterti costume da bagno. Questa è l'ultima, Ingrid. Papi, poi ti prometto non ne mangerò più per tutta la vacanza. Papi? Sì, sì, anche lui, caramella. Sì, signora, sì. Grazie. Te la scarta, papà. Papi, a me. Vuoi il cioccolato? Sì, papà. Signor di noi, vuole accomodarsi un momento in ufficio? Sì, vengo subito. È una semplice formalità. Giuseppe? Sì? Qualcosa non va? Tutti i documenti sono in regola. Speriamo non vogliono mettere la mussa di volo al cane. Scherzavo con mia moglie. Dicevo, come? Speriamo non vogliono mettere la mussa di volo al prego cane. Prego, da questa parte. Signora, per cortesia, si accosti sulla destra che intralcia il traffico. Sì, subito. Ma che volete da me? Ma dove andiamo? La mia famiglia mi sta aspettando. Su, avanti, avanti. Mia moglie, i miei figli. Papi, papi, dice papi. Piantala con questa mania di papà. Non è possibile, io che c'entro? Prego, si accomodi, prego. Sì, ma è da questa mattina che mi dite si accomodi. Mi dicono, venga signor di noi, è una semplice formalità. Bene, vengo, dico io. Adesso la mia famiglia è rimasta sola alla frontiera, non conoscono nessuno, non sanno dove andare. Scusi, dottore, lei non potrebbe dirmi che è successo? È stata una cosa tutta così improvvisa. Che fa? Ah, grazie. Scusi, no. Potrei sapere perché mi arrestate? Lo saprà dal giudice istruttore quando sarà interrogato. Che cosa? Ma io non ho fatto niente, ci deve essere un errore. Perché mi deve interrogare il giudice? Questo noi non lo sappiamo. Voi non lo sapete? E non c'è qualcuno che lo sa? Ma dico io, ho il diritto di sapere perché mi avete portato qui. Con le manette, in prigione. Io stavo scartando una caramella a mio figlio. Faccia un fonogramma alla procura e veda di avere il titolo del reato. Nome e cognome. Che mi fate? Niente, cosa le facciamo? È il regolamento, no? Giuseppe, Giuseppe di noi. Ecco com'è andata, io arrivo alla frontiera, mi dicono, si accomodi, paternità. È una piccola formalità. Fu Vincenzo. Va bene, dico io. Nato, eh? A Tivoli. Il... Ma scusi, non c'è scritto tutto qui. Stia calmo, gliel'ho detto, è il regolamento. Perdoni, ma ho tanta confusione in testa. Che mi diceva, scusi? Quando è nato? A Tivoli, nel 24. Il 15-6-1924. Professione nella libertà? Geometra, diplomato. Malattie infettive? Ha mai avuto malattie infettive? No. Nessuna. Segni particolari? Niente. È alla sua prima detenzione? È mai stato in carcere altre volte? No, adesso. Ma scusi, proprio lei mi fa questa domanda. È stata proprio lei che la frontiera mi ha detto si accomodi. Una semplice formalità. Ma allora, no? E su, ma che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Io sono una persona per bene. Qua. Andavo con la mia famiglia in vacanza. Di qua. Di profilo. Adesso voltati. Ma no, dall'altra parte, l'altro profilo. Ecco, fatto. Andiamo, venga con me. Dove? Si tolga la giacca. Me la devo levare? Sì. Scusi, ma il commissario... Niente, non c'è il commissario. Ma a questo punto mi dovete anche dire che cos'altro volete da me. Si deve solamente mettere lì e spogliarsi. E che ti pare, mi devo spogliare? Già, si levi tutto.
Lo cascio! Vado in perquisizione, pensaci tu. Lo controllare, ma io non ho fatto niente. Non me lo dire a me, io ero lì che stavo. Ecco, se mettiamo la cosa insieme devo fare, eh? Segna tutto quanto. E lei si tolga maglia e mutanda. Come dice, scusi? Vabbè, ma la maglia e le mutande. Pure le mutande mi devo levare. E quello che roba è? È la cibò per i reumi. E per forza, in Svezia fa molto freddo, è un paese del nord. È perché Milano è un paese del sud. Io pure sono pieno di dolori. Se la levi un po'. Pure questa, eh? Quante pezze sono? Non li vede quanti pezzi sono? La spalliera. La spalliera? Sì. Il bracciale. Il bracciale. La panciera. La panciera. La ginocchiera. E poi? E la cavigliera. Ginocchiera. E la cavigliera. Ecco, la cavigliera arriva. Oh! Perché? Ma che fa? Si agita, non è niente. Stia buono, non si preoccupa. Perché stia buono? Mi mette un dito in culo, poi dice non si preoccupi. Il regolamento. Ma che regolamento? Ma che credete di trovare? Una bomba? Voi non avete diritto, io sono innocente. Qua sono tutti innocenti. Centosettantanove isolamento giudiziario. Dove? 179. Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite! Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Non è vero, lo deve svegliare subito. Signora, lei ha già svegliato me. È una cosa molto urgente. Allora chiami domattina, ma non a casa, in ufficio. Ma se il console non è Milano, com'è in ufficio domani mattina? E allora non chiami, buonanotte. Quanto è? 2025 lire. Tenga resto. Scusi, ma queste cosa sono? Corone svedesi. Ma io che cosa ci faccio? E io? Ma scusi, signora, io con questa moneta qua... Senta, signora, ma venga un momento, per favore. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà... Ah, signora, il pieno è 7.200. Che signora? Mi dispiace, ma non ho avuto ancora il tempo di cambiare. Ma io non so mica quanto valgono. Che sarà? Devi dormire con la faccia scoperta. È per via della luce. Non riesco a spegnerla. Poi ci fai o ci sei? Ma non c'è un interruttore. Io non l'ho trovato. La luce deve restare sempre accesa per ragioni di sorveglianza. Fa un po' vedere. E che fa? Beh, perché dormi vestito? Pensi, avevo freddo. E pensa che adesso ti devi pure spogliare. È proibito dormire vestiti. È proibito, dici? E qui è tutto proibito. Ma non può essere proibito sapere perché sono qui. Perché mi avete arrestato? Ah, io non so niente. E neanch'io lo so. Era alla frontiera con la mia famiglia. Cantavamo felici. Uè, Falchè, pianta di rompermi le balle, sennò ti sbatto in cella di punizione. Punizione? E questa che è? Questa che vi racconto adesso non la raccontate in giro, mi raccomando, perché sennò me la rovinate. Modestamente, come racconto le barzellette io, non la racconta nessuno. Devi sapere che un carabiniere cerca una ragazza. Ma la ragazza appena vede questo carabiniere, ma lei che fa? Armato è! Signorina, appartengo all'arma e modestamente sempre armato sono.
Beh, che cos'è questo disordine? E tu cosa fai ancora sveglio? E io non ce la faccio più. Devo andare alla toilette. Chiamo, ma nessuno mi sente. Devo fare un atto grosso. Alzate in piedi quando parli con un supereroe. Tu mi vuoi prendere per il culo, eh? Ma perché dice così, scusi? Io non ce la faccio più, ho bisogno. Eccola lì, questa è la toilette. Ah, è questa. Io non lo sapevo. Superiore. Quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Superiore a me? Ricette, ma nella sezione giudicabile non risulta niente. Allora? Come niente? Io non so proprio cosa fare. Beh, potremmo comunicare immediatamente alla procura le ragioni della mancata traduzione. Perché senza il certificato sanitario, senza la cartella biografica, e soprattutto senza il detenuto, io non parto. Di noi. Che sta facendo lì? Di noi. E dove ti ricacciare? Io? Dove devo andare, scusa? Ma se sono 2 ore che ti aspettiamo, forse un po'. Ma ti pare che dobbiamo stare tutti comodi? Avanti, avanti, cammina. Signor Di Noi, senta. Sì? La procura ci ha risposto perché è stato spiccato mandato di cattura nei suoi confronti. Ah, meno male. Adesso sarà contento. La ringrazio infinitamente. Lei è accusato di omicidio colposo, pretere intenzionale ai danni di un certo signor Franz Kaltenbrunner. Ecco. E chi è? Chi è? Non lo conosco! Thank you.
Franzi Kaltenbrenner. Io non ho avuto mai a che fare con i tedeschi. Ah, sì? Forse durante la guerra, nel 43. Una volta i castelli romani ci hanno fermato a un posto di blocco. E c'era quel tedesco che mi ha perquisito e mi ha sbattuto dentro una stalla e mi ha dato un sacco di botte. Poi vedi che lui, Franzi Kaltenbrenner, fosse morto per le botte che mi ha dato. Non lo voglio, queste non sono 25 grammi. È quello che ti spetta come la tabella B del contratto d'appalto. Fatemelo leggere, ho diritto. Anche alle bestie si dà a mangiare a sufficienza, ma come mezza civiola e 25 grammi di mortadella dopo 6 ore. E a così ci morimmo i fam. Acqua poca che la bevi a me. Grazie. Lo posso dare a quel rompicoglione che sta sempre a protestare? Roma mia. Prepararsi a scendere. Avanti. Ma che avete? Sbrigati, andiamo. Sì, tu che lega prima. E non avevo fame. Grazie. Sì, un amico. Attenta, Rosso. Gli hanno dato l'ergastolo per una scarpa. Ha bruciato un marinaio, ma si è scordato di bruciare una scarpa. Ma dove andiamo? Dove ci portano? In prigione. A Regina Celi. Ma tu chi sei che non ti ho mai visto? E su, no, non mi mettere le mani addosso. Ma perché a Regina Celi? I detenuti di notte non possono viaggiare. Solo avere un po' di pazienza, ma io fra poco esco. Och så kom det sitt. Hur är det egentligen för Werner? Känner ni din oj sedan länge?
sedan mer än sex år. Sedan sex år? Åh, det är ingen tillfällig bekantskap. Tillfällig bekantskap? Vi har två barn. Jaså, på så sätt. Det förändrar ju saken helt och hållet. Är ni bosatta i Italien? Nej, nej, vi bor i Sverige. Herr Dinoy har en byggnadsfirma i Norrköping. Kommer Herr Dinoy ofta till Italien? Sen han kom till Sverige, för mer än sex år sedan, så har han aldrig mera varit nere i Italien. Men det kan ju också hända att Herr Dinoy har varit i Italien utan er vetskap. Ni känner italienare. Har han inte någonsin talat mer om sitt förflutna eller vad han har gjort i Italien tidigare? Kan man åtminstone få veta varför han blivit arresterad? Giuseppe Dinoy har mördat en man. Och nu är han anklagad för omicidio colposo preterintentionale. Fuori con tutta sì, la roba. Eccomi, pronti. Tutto, ho detto. Tutto? Questa roba non è mia, la devo prendere? È una settimana che mi tenete qua dentro, già parlavo solo. Ma dove vai? Dove vado? De qua, devi riconsegnare il corredo. Mi danno tutti gli oggetti personali. Di noi, Giuseppe! Eccolo, arriva. Documenti e effetti personali. Grazie. Ma dove mi portate? A Sagunto. A Sagunto. Al carcere giudiziario di Sagunto. Ma come, io credevo di uscire? Fammi vedere la porta di sgabettone. Anche te. Alito! L'hai fatta? L'ho fatta, sì! Guido, da dove vieni? Da Trani. Ho fatto domanda per Regina Cerica, no. Clinica. Oppure mi mandano a Pianosa. Io vado a Sagunto per la pelle. Tu come te la passi? Bene, sono tubercolosi. Anch'io vado a Sagunto. Ma dov'è Sagunto? Ma cosa ti importa? Su, su, è provincia di Salerno. Se sta bene lì. Fatti mettere al terzo braccio, se vede il mare. Oh, la chitarra, sei riuscito a procurartela? In arrivo sul binario 2. Sono 16 mesi che mia madre mi ha spedito la chitarra. E ancora non l'hai ricevuta? Ma che? Mi fanno girare da un carcere all'altro e la chitarra resta ferma nelle matricole e non arriva mai. Ma che vai, in appello pure tu? No, io devo solamente essere interrogato dal giudice. Allora è tutto da cominciare per te? No, tutto da finire, è uno sbaglio, basterà un semplice chiarimento. Niente è mai semplice quando c'è a che fare con la giustizia, ricordati. E non facciamo conversazioni. Partenza sul binario. E c'è sta bene! Così va imparata l'Uba! Casenca Cassino, Capua, Caserta, Napoli, Torrannunziata, Nocera, Salerno. Le mano, ve dovrebbero da tagliare le mano! E ci avete da guardare, fin dentro! Dove va? Sì, 3 kg di olive, 16 mesi di carcere, perché ha rubato 3 kg di olive! Spazzim! E lasciate, ma che guardate! Ma facete schifo! Cosa fai? T'appoggi? Sì. Fate passare. Permesso, per cortesia. Muoversi, muoversi. Lasciateci passare. Permesso. Per favore, uscire. Via, via, uscire. Questi non li leva, guardi che non scappo mica. Scusa, dicono colposo preterintenzionale. Ma che vuol dire? Colposo, che non c'hai colpa.
tutto il contrario. È preter intenzionale. Che il danno ha superato le intenzioni tue. Hai capito com'è? Mo ti spiego meglio. Cadù, fatto conto, volevi solo minacciarlo o picchiarlo. Chiste come si chiama? Franz Kaltenbrunner. Che l'hai fatto senza intenzione, come fosse innocente. Però lei ci su qua. Chi? Io non ho ammazzato nessuno, io neanche lo conosco, Franz Kaltenbrunner. State calmo. Tu appena che arrivi a Sagunda ci spiega tutto il giudice. Io invece sono intenzionale. Il giudice mi ha dato l'aggravante del furto con scasso. Sarebbe a dire che ci aveva proprio l'intenzione. Perché per pigliare l'olivo ha allargato il filo spinato della recinzione. E poi ho pure l'aggravante dell'associazione a delinquere, perché i fratelli miei mi sono voluto venire a presa. E associazione a delinquere, perché avevamo a tre. Inoltre l'aggravante più grave, datosi che l'Ulivete era sperimentale dello Stato. No, le mie. Me ne dai una? Oui, me ne dai una? Sì. Tu vai a Sagunto per l'appello contro la sentenza? No, no. È appena tu fatto. È che io ho sputato in faccia un secondino. Perché io sono psicopatico. Il direttore del manicomio criminale me l'ha detto. E se no non ci sputavo. In carcere mi sono ammalato di nervi. Ho fatto molte celle di rigore a pangaccia e pane duro. E poi da un carcere all'altro, da un manicomio all'altro. Al secondino io ci ho sputato in faccia. Ma è stato lui a provocarmi. E quando fanno il processo, o il giudice crede a tutti i testimoni che tengo io e mi assolve, o altrimenti quando esci l'ammazzo. Tanto io lo maledico sempre il momento che mi fecero venire al mondo. Calmo devi stare, calmo. Sempre calmo. Ogni umiliazione la devi sopportare senza ribellarti. Ogni ingiustizia senza protestare mai. Calma, Tariga, sempre calmo. Perché geometra, voi che siete una persona istruita, ricordatevelo sempre, basta una girata di testa, una sola varica, perché voi dal carcere non ce la fate uscire mai più. E mo lassimo sta che voglio vedere di dormire. Posso andare alla toilette? Non puoi proprio farne a meno. E come a meno? E io ho bisogno. Vai. Andiamo. Per favore. Beh? E che? È dalla frontiera che c'ho sempre lo stipolo, ma non ci riesco, con carabiniere che mi guarda. Salutiamo a tutti quanti. Buonasera.
Buonasera. I detenuti di là, l'ufficio matricola. Come state, superiore? Vi trovo bene. Ciao. Volevo sapere se c'è in giacenza un pacco per me. Superiore, insomma, è arrivata questa chitarra. Che è arrivata una chitarra? Perfetto. Sì. Meno male, siamo finalmente. Ma quello stava a Grosseto, l'abbiamo rispedita lì. Hai sentito, sta a Grosseto, faremo la ricerca. L'alzate un po' sto volume? Girate tutte quante. Guardascione Saverio e di noi Giuseppe. Ah, di noi Giuseppe, finalmente si è deciso. È da un pezzo che la stavamo aspettando. E dove è stato fino adesso? E a me me lo domanda. Piuttosto sono io che vi chiedo dove mi state portando. Uè, uè, che è sto linguaggio? Come si permette? Oh, ecco un altro che protesta, che baccaia. Tutti e noi altri devono capitare. Dove crede di essere? In prigione. Me le avete fatte visitare tutte le prigioni. E i vagoni cellulari, e i carabinieri, e le catene. Io non so più da quanto tempo mi sbattete di qua e di là come un pacco. Siamo ora 85. Che sottestoni sti maceratesi. E stronzi pure. Il jolly dovevano giocare subito. E che? Scusi, maresciallo. Qui si sta commettendo un grosso sbaglio. Jolly. Lei è una persona sensibile, istruita. Vedo che è anche appassionato di TV. Di stronzi. Io vorrei sapere che cosa volete da me. Ma le sembra giusto? Della mia famiglia non so più niente. Le mie vacanze le ho passate in prigione, ma io devo ritornare in Svezia. È importante per il mio lavoro. Voglio parlare con giudice. Ma un po' la perquisizione, questo. Un'altra volta! Sono già tre volte che mi perquisite. Il brigadiere può garantire. Ma che cosa può garantire? Ma che credete? Signorino, perché qua sono io che comando. Levatemelo di torno, se no gli faccio una denuncia anch'io. Gran Bretagna. Ma che è sto figlio di puttana? Eh? Un intellettuale? No, è soltanto un po' presuntuoso perché è stato all'estero. Mi scusi, ma siamo un po' stanchi e vorremmo andarcene. Se vuole firmare la base di passaggio. I jolly devono giocare a sti stronzi. C'è qualcosa che non va? No, no, qui bisogna controllare il coso, l'effetto carcerario. No, questi li abbiamo già controllati noi. Firmi, per favore. Sti stronzi, i jolly dovevano giocare. Buonasera. Buonasera, sì. Quanto mozzato. Sono stati tutto il giorno a sedere. Anello giallo. Sono beccati pure la trasferta e la diaria. $700. Stanchi. Patente internazionale. Fa un po' vedere. Bussoletta. Spegni il televisore della voi altri. Bracciale antidolorifico. Orologio in Technicolor. C'ha i soldi questo. Coltello da picnic con catenella. Sarà anche un orecchione questo? Come va? Allora? Bene. Signor direttore, tutto tranquillo. Buongiorno, ci sono reclami? Sì, verbali, per il mancato funzionamento delle cose, delle docce. Faccio una bella lettera di sollecito alla ditta appaltatrice. E che non l'ho fatta? Ne faccio un'altra. L'essenziale è che noi dimostriamo al giudice di sorveglianza che abbiamo fatto quando era di nostra pertinenza. Sa, per Carano Bruno, tutto tranquillo, è stato condannato all'ergastolo. Sì, 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 tranquillo. Poi dall'ergastolo gli commuto la pena in 30 anni, ne fa solo 15, esce e ce lo ritroviamo fra i coglioni. Ma la tempora currum. Cosa facciamo tutto a scocquaracchietto? Qua che siamo al veglione, un poco di ordine, Zaccaria. Buongiorno. Com'è dire? Mia figlia ci lavorerò a pieni voti.
Bravo, bravo, complimenti. Grazie. Oh, in quanto al coso, finanziamento per i locali coperti per la passeggiata. Se piove, dal ministero ancora niente. Marco il signor direttore. A Roma se ne fregano di tutto quello che facciamo noi qua. Quelli pensano a fottere, a fare carriera e a fottere. Beh, ragazzi, come va il morale? Tu palle, qui non si ride mai. E se può ridere, ridite, grida. Bravi, bravi, ridere, ridere. Detenuto Pierantoni, prega la signora vostra lo stesso di essere cambiato di cella per motivo di salute. Sì, altro che salute, è ricchione. Salute? Allora che facciamo? Sta dove sta. Ecco lo scarafone. Direttore, scusi. Sì, eccomi padre, sto qua, dica. Le volevo ricordare, per quella licenza premio, se almeno lei potesse appoggiare la domanda al giudice tutelare. No, per il momento è meglio di no. Ma diamogli un aiuto, perché guardi... E lo so, caro Don Baio, lo vedo, ma qui c'è troppo fermento, non posso correre rischi e poi devo applicare il regolamento. Abbiamo preso in forza Guardascione Saverio, una vecchia conoscenza. Si ricorda quello dello sputo? Sì. Che scrive: prego la signoria vostra illustrissima di farmi smacchiare il vestito a mie spese in una tintoria esterna. Dovendo andare in causa? No, il vestito potrebbe essere corpo di reato. Se il vestito fosse corpo di reato sarebbe in giacenza in tribunale. Potrebbero anche averlo dimenticato. Comunque io non voglio grane, chiedo l'autorizzazione. E allora? Il vestito sta dove sta. Ci sarebbe anche detenuto di noi Giuseppe, la cui presenza... Ah, Don Paolo, fra poco devo andare a portare i bambini al mare. Se vuole, do un passaggio. No, grazie, preferisco fare due passi. E fottiti allora. Oh, stavo dicendo di noi Giuseppe, sì. La cui presenza è stata più volte sollecitata dal giudice istruttore. Ha chiesto il permesso di spedire pure subito questi telegrammi. Quanti sono questi? Una quindicina? E anche in forma urgentissima ha detto di farli. Ingrid Werner Nordkoppinch, che tipo è? Ah. Ingrid Werner, consolato svedese Roma, di noi Limited Contractors LKVWQ. Ma. E lei come fa a sapere che è svedese? Beh, perché i telegrammi sono diretti all'ambasciata di Svezia a Roma o in Svezia, allora ho pensato che sono scritti in... Spediamole al Ministero di Grazia e Giustizia per la traduzione e il benestare, non si sa mai. Per cuoco? Ma il di noi ha allegato la traduzione in italiano. Bravo, e chi ci dice che la traduzione italiana corrisponde esattamente al testo svedese, eh? Che stronzo, non ci avevo pensato. Oggi niente messaggio perché mi sento nervoso. Tieni per cuoco, sono di contrabbando. I telegrammi, Maresciè, li mandiamo tutti quanti alla procura, così sono cavoli loro. Dunque, poiché possono costituire prova nel procedimento istruttorio, vi alleghiamo... Noi non ci perdiamo mai nessuno. Come può vedere, qui abbiamo tutti i fascicoli contenenti certificazione di tutte le detenzioni e di tutti i movimenti, di tutti i detenuti di tutta Italia. Gargiù! Allora, Giuseppe, dov'è? L'ha trovato questo fascicolo di noi? Non ancora, dottore. Comunque non sarebbe il caso di fare un fonogramma. Sì, lo faccio a tutti gli stabilimenti. E scusi, per ogni eventualità, dove possiamo rinciacciarla? Dove abita? Qui, avanti. Al Colosseo? Sì, con roulotte. Allora, per piacere, appena sai qualcosa, fatemi sapere, perché Giuseppe deve rientrare subito in Svezia per il suo lavoro. E se lui non torna subito, finisce tutto a puttane. Io non parlo bene tanto italiano, non hai capito? No, no, ho capito. Dottore, non c'è bisogno di fare i fonogrammi, l'abbiamo trovato. E dov'è? È stato preso in forza. È stato preso in forza dal carcere di San Vittore. Questo sapevo già, non c'è più. Sì, sì, ha ragione. Infatti ci risulta che da Milano è stato trasferito. Dove? A Regina Coeli. Ma qui non c'è più, è stato trasferito. E dove? I suoi telegrammi. Cosa state borbottando? I detenuti in isolamento non possono parlare con nessuno. Superiore, ma proprio di questo gli stavo parlando. Che lui non mi deve parlare. Di noi Giuseppe. Presente. Dal giudice. Subito. Andiamo? Sì, 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 pronti. Eccomi. Oh, piano, piano. Piano, scusi. Piano, Io non mi accorgo, è una cosa naturale, è tanto che aspettavo. Calmo? Sì, scusi. Di noi dal giudice. Di noi dal giudice. Di noi dal giudice. Di noi dal giudice. Grazie. Di noi dal giudice. Mettiti lì, aspetta, quando tocca a te, Angie. Sì,
E quando? Un momento, no? Sì. Ma che volevi, già tra sì? A me a forza di aspettarmi è venuto culo a casa tu. Beh. Scusi, permette? Di nuovo dal giudice? Sì. Di noi dal giudice. Uè, ma che fai? Se fa? Scusi, non l'avevo visto. Ma dove corri? Vado dal giudice. Stanza numero 12, grazie. Ma non correre, cammini, che qua non ce n'è bisogno. Com'è il giudice? È buono? È buono, non è cattivo, è un giudice. Che conviene sempre negare, nega, nega sempre. Che devo negare? Sono innocente. Avanti. Permesso? Buongiorno, signor giudice. Buongiorno. Eccomi qua, finalmente. Lei sarebbe? Io purtroppo sarei quello che dalla Svezia è venuto in Italia con la sua famigliola per passare una lieta e felice vacanza. Proprio una bella vacanza. La mia famiglia non so dove sia finita. E io trascinato in catene coi ladri assassini senza sapere il perché, senza capire. Senta, non faccio tanti gesti, per favore. Non sono io che gestisco. Signor giudice, mi prende come un moto nervoso. Che non posso frenare. Non mi era mai accaduto nella mia vita. Ma qui mi trattano come un criminale. Deciderò io se lei è un criminale. Come vuole, signor giudice. S'accomodi. Grazie. Mi ero dimenticato com'era fatta una sedia. Io è da un pezzo che la sto aspettando. Dove è stato? Dove sono stato? Meno male che mi prenda a ridere. Non mi pare proprio il momento. Me la prendo allegramente perché ho la coscienza a posto. Ma sapesse quanto ho pianto. Cognome e nome? Di noi Giuseppe. Di noi Staccato? Come Staccato? Sì, Staccato. Nato a? A Tivoli. Provincia di? Roma. Il? 15-6-1924. Residente a? A Norrköping. Dove? Norrköping. È una città della Svezia. E come si scrive? N-O-R-K-O con due puntini. Via? Jurgo, Svegan, Brunken, Bai, Scottan. Lasci perdere l'indirizzo. Professione nella libertà? Geometra. Ha militato? Che ho fatto, scusi? Ha fatto il soldato? Sì, Albania e Grecia. Lei non ha ancora designato il suo avvocato. Io non ho bisogno di nessun avvocato. Io vorrei solo sapere da lei. Lei non deve sapere niente. Secondo le nuove disposizioni, io non posso procedere al suo interrogatorio se non alla presenza del suo avvocato. Mi scusi, signor giudice, ma io sono sicuro che anche lei sarà d'accordo quando mi avrà ascoltato. Io non la devo ascoltare, io la devo solo interrogare. Si sbrighi e si cerchi un avvocato. E dove lo trovo l'avvocato? Io non conosco nessuno. E vuole che glielo cerchi io? Magari. Lei li conosce meglio di me, signor giudice. Si alzi e se ne vada. E si sbrighi a trovarsi un avvocato, sì, altrimenti signor. Qui ci rivediamo dopo le mie ferie. No, no, dopo le ferie no. Faccio come dice lei, signor giudice. Va bene, vada, vada. Grazie. Scusi, che devo fare? A chi lo devo dire per l'avvocato? Lo comunichi per iscritto all'ufficio matricola del carcere. Grazie. Prego. Mi scusi ancora, signor giudice. E la ringrazio infinitamente. Su, andiamo. Di noi in sala scrittura. Di noi in sala scrittura. Guardascione. Allora, sei pronto? Eccolo servito, signorina. Ecco, ma non so pronto, superiore. E vi pare possibile che proprio oggi non ero pronti? Ma che è, pennello questo? Ma tu ci hai sputato in coppa? No! Sputa, sputa. Brava, così. Sapè, e si t'arriva la chitarra? E chi se ne fotte la chitarra, semmai me l'ha spedita a casa. Guardascione in causa! Oggi mi faccio una padella e me ne vago. Qui, geometra! Come stai? Benissimo, è arrivato il grande giorno, vado in causa, stavolta esco. Peccato che non mi hanno fatto smacchiare i pantaloni e la maglietta. Se tenessero un giubbotto come tu, il giudice sull'attenti. Tieni, lo vuoi? Te lo do, tanto a me non serve. Io solamente non si parla. Grazie, ma stai tranquillo che te lo restituisco. Sì, ma non qui, fuori me lo ridai. Allora hai già parlato col giudice? No, mi serve l'avvocato. Prendi il mio, costa poco ed è pure bravo. Hai visto con me? Ormai cotta e mangiata, si chiama Giordana. Sallustio Giordana. Grazie. Grazie a te, sei un amico. Avanti un altro. Sì. Il meglio avvocato ce l'ho io, tu scrivi Santoro, non te ne pentirai. A leccare, aperte per la censura. Viro, foglio, busta.
Dammi retta l'avvocato per te, D'Angelo. Avanti un altro. Che fai? Io penso. Giacchesi, su, andiamo. Grazie. Qui prendono tutte le mazzette, Sandro e D'Angelo, scordateli. Piglia l'avvocato Lombardi. Kotten på ambassaden inte kommer tillbaka från Sardinien. Kunde ni då ge mig namnet på en hans kollega som ni har tilltro till, med vilken jag genast kan sätta mig i kontakt? Sagunto svarar inte än tyvärr. Vänta så ringer jag upp Sagunto. Signorina, allora è Sagunto? Il prefisso non scatta. Ma per Stoccolma 10 minuti, per Sagunto più che un'ora, impossibile. Riprovo subito. Grazie, grazie. Uè, non baccagliate, non va giusto io. Rispondete al telefono. Io sono innocente. Io non hai fatto niente. Io mi sembro tutti innocenti. Rispondete al telefono. È inutile che piangete con me perché io non conto un cazzo. Pronto, carcere giudiziario. Vorrei parlare subito con il signor Giuseppe Di Noi. Un momento. Chi è questo Di Noi Giuseppe? È uno che è arrivato l'altro giorno. Un agente. Ma che agente è agente? È un detenuto. Un detenuto? Signora, lei vorrebbe parlare con un detenuto? Sì. Ma che avesse preso il carcere per un albergo? Superiore! Scusi, superiore! Mi apre! Ma che vuoi? Io devo vuotare il buiolo, qui non allora, si respira. Se vuoi l'aria, perché non apri la finestra? E che finestra? Che la chiama finestra? È un buco quello, superiore! Cassano! Mi vaccino a tutto il mondo! Cassano, lo so! Ma che vuoi fare? Che fa quando uno pure tu è noi! Maronna! Ferma! Maronna mia! Maronna mia bella! Oh! Quant'anni e mezzo mi hai fatto pigliare a causa tua! Cazzo tanto pregato e tu me la dite! Spaccimba! Non me lo cavo! Piazza sì! Piazza sì! No! 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 Non ci voglio trascinare! Ci voglio trascinare! Ci voglio tornare, dite no, 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 no! Preparate il rapporto! Superiore, scusi, superiore, ma perché vi fai rapporto? Che è successo? Niente. Chi sei? Un amico. Sai qualcosa? Che ha fatto Saverio? Gli ha preso un attacco isterico? No. Ha preso 4 anni e mezzo. No. E l'avvocato? Ha sbagliato tutto con. Oddio. E io? Superiore! Superiore! Ma è vero che Saverio ha preso 4 anni? Ma che è sta puzza? Non la riconosce? È la minestra. Non cambi il profumo. Come ce la danno, andiamo. Così la restituiamo. Vieni a vedere sto bugliolo, vai. È mio. Dai. Dai qua. Io l'avevo regalato io a Saverio. L'ha buttato. Ingozzi! Comandi! Riporta un po' il 59. Scusi, superiore, ma è vero che Saverio è stato condannato a 4 anni in appello, poveraccio? È vero. Allora io ho commesso un grave errore. Io non avevo bisogno di un avvocato, ma il giudice istruttore dice lei non può essere interrogato. Va bene, dico io, ma io non ce l'ho l'avvocato. Saverio mi dice prendi il mio. Per cuoco dice è un fenomeno. Altro che fenomeno. Il giudice l'assolve e l'avvocato che fa? Lo fa condannare a 4 anni. Allora io devo cambiare l'avvocato, posso cambiarlo? Fai la domandina. Ah, benissimo. A chi la devo fare, scusi? Falla a me. Allora io la faccio subito. No, domani mattina, all'ora del pane e al caffè. La ringrazio infinitamente, superiore. Voi siete brava gente, malgrado la vostra divisa. Perché io che c'entro? Io non so neanche perché mi hanno messo in prigione. Io sto dentro, solo per uscire. Superiore. Superiore. Mingozzi. Mingozzi. Chiama il capoposto, presto! E vai in infermeria! Castaldo, Mazzullo, venite!
Vidas, Cimeni, Russo! Piano. Fate piano. Piano! Su. Vai in cella, che fai lì? M'hanno mandato a vuotare il buiolo. No, chi è? E perché? Ma come anche stasera? Siete a dormi. E come si fa a dormire se svegliate la gente a quest'ora? Di che gente parli? Che è un reclamo? No, no, per carità, superiore. Ma almeno stasera potevate battere i ferri alla prima conta. Noi facciamo solo il nostro dovere. No, perché non c'è scritto nel regolamento quando dovete battere i ferri. C'è scritto, ma voi col regolamento che ci volete il culo. Silenzio! Guarda, c'è un asco, date un bacio. Io ci tiro la stessa capa coppia di una chiave. Silenzio! In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. È vietato dal regolamento. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Non puoi rispondere. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ehi tu, stai pure in isolamento.
molto peccato. Deve stare zitto, capito? Io stavo pregando, non parlando. L'articolo 142 per scrivere che i detenuti debbono ascoltare la messa in silenzio. Lei forse non lo sa, ma con la messa nuova sono i fedeli che rispondono al sacerdote. E tu prega nella tua mente. Va bene, risponderò in silenzio! Signore pietà! Signora pietà! Cristo pietà! Cristo pietà! Il Signore sia con voi! E con il tuo spirito! Innalziamo i nostri cuori! Sono rivolti al Signore! Sì? Che sono queste fesserie, maresciallo? Adesso è obbligatorio che un direttore di carcere debba andare ad assistere alla messa dei detenuti. No, ma in certi casi più delicati sì. Venga subito che l'aspetto qua fuori, non mi muovo, per carità. Che fanno sti pacchi qua? È il prosciutto, portatelo via. Portate via tutto, via. No, maresciallo, quello non è un prosciutto, è una chitarra. Ah sì? Andiamo su. Dio che sei tutto pietà e perdono. Dio che sei tutto pietà e perdono. Ti preghiamo, supplichevoli, per l'anima del tuo servo Saverio Guardascione. Ti preghiamo, supplichevoli, per l'anima del tuo servo Saverio Guardascione. Non abbandonarla in mano al nemico. Non abbandonarla in mano al nemico. Ma comanda che sia ricevuta dai tuoi santi angeli. Ma comanda che sia ricevuta dai tuoi santi angeli. Allora, si approfitta della messa per fare manifestazione qui? Per eccitare l'animi? Non posso fare nemmeno una commemorazione adesso. Sì, ma non un comizio. Qua dentro non voglio comizi. Io mi avvalgo delle mie prerogative. Che devono essere concordate con l'autorità dirigente. Lo dice anche il regolamento. E qua dentro sia chiaro per tutti. Fino a prova contraria, l'autorità dirigente sono io. Ascolta clemente, o Signore, la nostra preghiera. Ascolta clemente, o Signore, la nostra preghiera. Introduci quest'anima nella patria del tuo paradiso misericordioso. Introduci quest'anima nella patria del tuo paradiso misericordioso. Ascolta clemente, o Signore, la nostra preghiera. Ascolta clemente, o Signore, la nostra preghiera. E sciogli i tuoi servi dalle catene della loro prigionia. E sciogli i tuoi servi dalle catene della loro prigionia. Amen. Amen. Voglio, tanto il direttore taglia tutto, culi, zinne, coscia, tutto, manco la pippa se potevo fare, e voglio manco questa. Non la voglio, mi fa schifo. Io non la voglio sta sbobba. Lascia per te, dentro. Mannaggia morta, ma con che la condite sta zucca? Quei scurrecci! Andiamo, non la vuoi peggio, mangiata per le... Vai dentro, dentro. Anche tu come gli altri non vuoi mangiare? No, io mangio. La ringrazio. Non protesti. Io? Non vorrei che mi punissero adesso che ho trovato l'avvocato e che devo essere interrogato dal giudice. La ringrazio infinitamente. Ego io. Ecco. La butti? Che fai? Che faccio? Lo sciopero della fame pure a te, vero? No, per carità, che sciopero? A me mi piace. È buono. Diciamo la verità, è buono. Anche mamma lo faceva così, quando ero bimbo. Perché lo sapeva che mi piaceva, io andavo matto per il baccalà.
sopra! E per gelle col salto nocito! Al 36! E frangipane! No, se per stare! E non me la pisciare! Non me la sto bene, capito? Non se voglio entrare! Ma capito? Mano! Gatta, la lascia per Comando legione. E parlo nel vostro esclusivo interesse. Vi conviene rientrare subito nelle vostre celle. Ci sto parlando come fossi vostro padre. E io sono parricida! Ascoltatemi bene, ragazzi. Così non fate altro che ostacolare la nostra opera. Ci resta soltanto la vostra ricostruzione. Avvisa la questura. Ricostruzione materiale e spirituale. In questi momenti invece dovreste darci atto di tutti i progressi raggiunti nel campo igienico, educativo, sanitario, alimentare. Su, non fateci adoperare la maniera forte! Scendete, rientrate nelle vostre celle! Viaccia tu in cella! Ha fatto mangiare dalle cimici dai vagarozzi! Ritorniamo in te, figlioli! Quanti ne sono andati di mezzo, anche peggio innocenti di voi altri! Detenuti sono un pochino esasperati, soprattutto per le lungaggini procedurali. Capisce, eccellenza, qui ci sono dei detenuti in attesa di giudizio che aspettano da 11 mesi, 18, 2... Sì. No, no, va bene, la terrò informata. Per questo non ce l'ho in pugno io. Che ne sono cani! Per il pano! Devo ancora laggiù!
succede? Ve ne andate? E certo, dai, sbrigati, via pure tu. Ma si può? È regolare? Lasciate, mi devo turnare! No, papà! No, no, questi sono pazzi! Oddio! Mi hanno ammazzato! E tu che fai qua dentro? Che faccio qua dentro? Mi ci avete messo voi! Delinquente! Corogna! E se non mandate licenza a te, lo vorrei a mamma mia! E me l'hanno già sottomato, schifigli agli altri! Ci dovete dare la testa! Dobbiamo sapere che niente noi! Lei è padre? Sì, da 7 figli. Io ne ho 2, sono svedesi. Io vivo in Svezia. Beata te che vivi in Svezia. Io lì c'ho un fratello cugino che va in giro e vende stoffe. C'è pure una bella macchina e c'è pure un sacco di donne. Perché le donne svedesi sono tutte puttane. Beh, non tutte. Tutte, tutte. No. Dammi una sigaretta, va. Sì, subito. Scusi, brigadiere. Lei è testimone. Lei farà presente al direttore che io non c'entro niente con quello che sta succedendo. Non vorrei che la mia situazione si complicasse. E a me lo dici? E chi lo devo dire? Io sono meno della merda. Mi danno 86.000 lire al mese e devo pure rischiare la pelle per questi delinquenti assassini. Ma è giusto, ti sembra? Almeno lei giusto? È pagato. Io che ho perso il mio lavoro. Chi zitto, mi risarcisce? Zitto, zitto, sì, sì. E spegni. Sono il brigadiere Saporito! Aprite! Ma che fai, stronzo? Sono il brigadiere Saporito! Io sono Giuseppe Di Noi. Posso sapere dove...
mettiti dove ti pare. Qua ci sono quattro brande libere. Senta, posso avere un po' d'acqua? Certo, qui abbiamo l'acqua corrente e tutti i conforti. Questo è un carcere modello, fra un po' ci mettiamo pure un bel casino. Ma così viene a faticare pure tua moglie. E tua madre, tua sorella e le tue figlie. Io sono Trovatello. Trovatello, bastardo e bafambocca. Assore, da mamma della patata. Là no, là c'è sta Luigi. Là c'è sta Nicola. Là c'è sto Sciangato. Tu non ti rinfreschi un poco, eh? Ma chi sei? Che hai fatto? Oh, intendiamoci, non sei tenuto a rispondere. Sei uno della rivolta. Ho saputo che avete fatto cose due, che avete massacrato tre secondini e due della cella. Bravo, mi piaci. Sei un uomo vero. Gli uomini veri parlano poco e non si vantano mai. Accidenti a te, tu sei tu, bravo, fai bene. Non parlare mai, non ti fidare di nessuno, è meglio per te. Io sono Rosario Scalia, non ti dice niente il mio nome. Voglio di me ti puoi fidare. Rosario, che ti sei perso? Preparati la bara, è arrivata Sartana. No, era più meglio se incontri Sartana, prego per la tua morte. Se incontrate Sartana, mandatelo a fanculo da parte mia, e chi se chi è? Lascialo, è un amico, lui è della legge. Non domandategli niente. Lui non sa niente, non ha visto niente. È un dritto. La gente si dice che hanno arrocutato tutto il secondo braccio. Ma come cazzo avete fatto a organizzarvi così bene? Ma che volete da me? Io non so niente, non ho visto niente. Ma hanno chiuso in cella con un superiore. Era un bravo uomo, un poveraccio. Ma tu sei fesso, o vuoi far fesso noi altri? Un superiore, hai detto. Poveraccio, un bravo uomo. Allora tu non sei quello che mi volevi far credere. Io non volevo farti credere niente. Non sei uno dei capi della rivolta. Ma io non mi reggo in piedi. Non so neanche perché mi trovo in prigione. Io non sono uno come voi. Ah, avete sentito, voglio. Lui non è come uno di noi, brutti delinquenti, camorrista, ruffiana, assassini, ladri, cazzusa. Forse sta qui solamente di passaggio. L'avranno incarcerata per sbaglio. Rosa, hai fatto sta figura in merda. Non mi dispiacerebbe essere preso per il culo da te. Ma che dici? Ma intento a te. Eh? E allora? Uno, due, tre. Scusi, quattro. Superiore. Ancora in piedi. C'è un errore. Io sono Giuseppe Di Noi. Devo essere ancora interrogato dal giudice. Per l'inquinamento delle prove, devo stare in cella di isolamento. Ma che te vuoi inquinare? Tu sei una di quelle di Sagunto, altro che isolamento. In cella di punizione ti dovrebbero mettere. Se è più uno. Dove vai? In cella di punizione. A non rompere la minchia, fatti la branda e donne. La prego. Disturba. Venga qua. Venga, prenda. La prego. Venga. Salga, salga. Come ti permette, in nome di monnezza, di dire al signorino dove e come si deve mettere? Il signor Giuseppe Di Noi è un ospite d'onore. Vada, si metta sott'angiolino. Prego, accomodatevi. Accomodatevi pure. Non vi mettete scuori. È un ragazzo per bene e rispettoso. Fetente, schifoso, puzzolente e merdaiola. Lo scusi, sa, è il mangiare della Repubblica. Venga, venga sotto di me, Giuseppino. Io mangio vitto speciale. Ma che volete da me? Lasciatemi perdere, siate buoni. Ma noi siamo buonissimi. Ci devi solo assaggiare. Lasciatemi stare, tanto domani me ne vado appunto via. Appunto per questo ti voglio fare adesso. Su, su, spogliati, fammi vedere come sei fatto. No. 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 Di Noi ha detto no. No. Ma se no, no vuol dire che no, no. Non possiamo fare. Aiuto! Aiuto! No. Strilla, strilla, che più strilla più mi piace. No, no. No. Accorta! È lui, è lui, è il superiore, è stato lui, lui è stato!
questo depravato. Angelo, lui è stato, lui è stato. Il Sant'Antonio gli volevo fare, il Sant'Antonio. Questo depravato. Questo depravato. Una polle e proprio lì dal lato e ho avuto delle grandissime incredibili fratture che sono scese fino all'ernia. Vedi, porto ancora il cielo. Senti. Di noi? Vieni. Su, vieni con me. Carissimo, sono l'avvocato Giordana. Non ho ancora avuto il piacere di incontrarla, ma sono certo che la signora Ingrid le avrà scritto quanto io mi sia prodigato. Sì. Ho preso a cuore il suo caso fin dall'inizio, ma avrei potuto fare ben poco senza la solerzia e la comprensione del signor giudice, grazie al quale siamo finalmente arrivati alle conclusioni. Lasci perdere, avvocato, non è il caso. No, no. Io voglio che il mio cliente sappia che il signor giudice ha perfino rimandato di qualche giorno la partenza per le vacanze per seguire personalmente l'iter della pratica. Che è durata un po' troppo e in parte anche per colpa sua, signor Di Noi. S'accomodi, prego. Grazie. Allora, vogliamo procedere così ci diamo? Dunque, cognome? Dica il suo cognome. Di Noi. Nome? Giuseppe. Nato a? Tivoli. Il? 15-6-1924. Presidente? Norrköping. Lo sa come si scrive, cancelliere? Come no? Lasci perdere l'indirizzo. Allora, professione geometra, militato, eccetera, eccetera. E veniamo ai fatti. Lei è un uomo fortunato, perché nelle more dell'istruttoria la commissione d'inchiesta ha concluso i suoi lavori. Il crollo è stato causato da dei fenomeni di bradisismo. Bradisismo? Degli strati inferiori. Come a Pozzuoli, lo stesso tipo di crollo. Quale crollo? Il crollo del viadotto. Che viadotto? Al chilometro 57 della superstrada Matera-Battipaglia. È crollato. Quando? Avvocato?
Comodo, comodo, comodo. Cerca di stare calmo e di rispondere con esattezza alle domande che ti farà il giudice. Allora, di noi. Dunque, lei ricorda che nel 1962 era dipendente dell'impresa Battistoni in qualità di assistente, esatto? Sì, signore. E che nello stesso periodo l'impresa Battistoni era impegnata nella costruzione della superstrada Battipaglia-Matera, esatto? Sì, signore. Come mai non ricorda che il 6/11/1970 è crollato il viadotto al chilometro 57? Perché non l'ho mai saputo. Io vivo in Svezia dal 1963. Vede, professore, teoricamente non dovrei neppure procedere, perché non conosce i motivi della sua incriminazione. Sentimi bene di noi. Appena arrivato alla frontiera ti hanno arrestato. Ma cosa ti hanno detto quando ti hanno arrestato? Niente. Però sarebbe stato suo diritto e suo dovere chiedere copia del mandato di cattura. Io l'ho chiesto. E che cosa le hanno comunicato? Che avevo ammazzato un tedesco. Bravo. Franz Kaltbrunner. Bravissimo. Vede come ricorda? Ma io non l'ho ammazzato. Lasci stare. Lei non ha ammazzato il tedesco. E chi l'ha ammazzato? Nessuno. È morto da solo. Si trovava a passare con la sua Volkswagen sul viadotto al momento dello smottamento. Ma allora scusate, se non ha fatto niente, se non ha alcuna responsabilità, se non ha ammazzato nessuno, mi sapete dire perché l'hanno arrestato? Perché m'hanno arrestato? Perché? In certi casi i giudici istruttori, sotto la pressione dell'opinione pubblica, sono costretti a spiccare dei mandati di cattura, a prendere dei provvedimenti, come dire, forse un po' eccessivi. Avvocato, non ho bisogno di essere giustificato da nessuno. Allora, stendiamo questo verbale. L'imputato di noi Giuseppe fu Vincenzo, è assolto in istruttore per l'imputazione del crollo del viadotto e di omicidio colposo per la morte del cittadino di nazionalità tedesca Franz Kaltenbrunner e può essere posto in libertà immediatamente, a meno che non debba essere trattenuto per altri motivi. Faccia leggere il dispositivo all'imputato, pardon, al di noi. E se conferma, che firmi e così può andare. Vedi, avvocato, se il suo cliente si fosse presentato spontaneamente appena saputo del crollo, avrebbe ottenuto la libertà provvisoria. Vuole firmare? Stava in Svezia, signor di noi. Non poteva saperlo. E alla frontiera nessuno gli ha notificato i capi di imputazione. Lo so, il fatto è che il Ministero dell'Interno non trasmette ai posti di frontiera copia integrale del mandato di cattura, ma si limita a segnalare nei bollettini delle ricerche solo le generalità degli indiziati. Già, è proprio qui il guaio, vede? Infatti adesso la procura di Sagunto dovrebbe comunicare l'avvenuto proscioglimento alla procura generale di Roma. Sì, è facile. La procura di Roma, a sua volta, al Ministero degli Interni. Sì, però, e quest'ultimo dovrebbe tempestivamente segnalarlo. Non ci riesco. Sì, scusa, l'aggiornamento. Stai calmo. Con i fiammiferi era la stessa cosa, non riuscivi mai ad accenderli. Poi, con un po' di calma, ci sei riuscito. Stai calmo. Su, firma. Ecco, signor giudice. Ho firmato. È finita adesso. Sì, il caso è chiuso. Ringrazio il signor giudice. Grazie, signor giudice. Tutto è bene, quel che finisce bene. Grazie, avvocato. Grazie anche a lei, signore. Buongiorno. Grazie, professore. No, vieni con me adesso. Vieni, vieni. Grazie. Vieni, vieni. Vieni con me. Vai pure a cambiarti. Vai da solo. Vai. Grazie. Papi, vieni da qua? Non lo so.
piace, mamma. Mamma, lasciate i vestiti in attesa. Buongiorno signora, per favore i passaporti. I bambini sono segnati su quello mio. Grazie. Signor di noi. Sì. Prego, vuole accomodarsi, è una semplice formalità. Fatto una buona vacanza. Rispondi. Sì, grazie. Buon viaggio e arrivederci in Italia.